È stato un triste risveglio quello di stamattina. Noi come gruppo dei senatori e dei deputati del Partito Democratico abbiamo chiesto immediatamente, non appena l'aula è stata aperta, la presenza del Presidente Draghi, l'urgenza, perché è necessario che il Parlamento possa votare sulla condanna e per una condanna unanime dell'atto di aggressione che la Russia ha fatto contro l'Ucraina. Abbiamo bisogno che la comunità internazionale sia compatta, come lo è in queste ore, anche nella condanna di questa aggressione così violenta. Domani avremo Draghi in aula per un'informativa. Il Presidente tornerà anche martedì, su richiesta sempre del Parlamento, per le comunicazioni, che sono quello strumento che consentirà al Parlamento tutto di esprimere un voto senza ambiguità, perché dobbiamo essere tutti uniti e compatti, perché siamo dalla parte della democrazia, siamo dalla parte dei paesi che non possono essere invasi, occupati, aggrediti, così come è successo in queste ore.